infatti, ciao, oggi siamo in un video un po' strano per il mio canale e quindi per tutti i miei iscritti. Uno spacchettamento. Perché uno spacchettamento? Perché un mio iscritto mi ha chiesto di dargli una mano con una modellazione. Gli ho dato una mano e lui mi ha fatto un regalo pazzesco che io non mi aspettavo mai. E mi ha mandato un pacco, no? Con una stampa 3D che ha fatto da questo file 3D dove gli ho dato una mano, no? E quindi voglio ringraziarlo pubblicamente davanti a tutti, e quindi ringrazio Fiorindo da Vibo Valentia, e lo ringrazio per questo bellissimo regalo che non mi aspettavo e quindi mi ha emozionato, insomma, ecco. E dato che questo video lo sto facendo in anteprima, senza aver contattato lui, senza avergli chiesto nulla, e magari posteriormente alla pubblicazione di questo video metterò qui sotto il link in descrizione, e dato che lui ha un grafico, magari il sito del suo, cioè scusate, l'indirizzo lì, il link del suo sito, in caso volete contattarlo per qualsiasi cosa, lui è un grafico, quindi penso faccia questa cosa qua. Facciamo questo spacchettamento, vediamo che cosa di bello ci ha mandato Fiorindo. Allora, vediamo, facciamo un po' di tagli perché io non so qua come si può aprirlo ste coso. Vediamo, facciamo un po' di tagli qua. Okay. Perfetto, quindi uno, eccolo qua. Ok. Speriamo che... Cosa mi ha mandato? Forse non è quello che penso. Ah sì! Stampa 3D! Aspetta, mi avvicino un attimino! Eccola qui! Questa è la stampa 3D che io gli ho fatto e lui ha stampato. Che è, adesso ve lo leggo, Certosa di San Bruno. Di Serra di San Bruno, Certosa di Serra di San Bruno, che è una certosa, quindi è una chiesa, un duomo, no? Bellissimo. E quindi io gli ho dato una mano a rifare un attimino un pochino di modellazione per fare poi la stampa. E non mi aspettavo queste altre cose. Guardate cosa mi ha mandato. Ma allora, ma Fiorindo, cosa mi hai mandato? Oh, cappero, funghi porcini extra tagliati. Non mi aspettavo tutte queste cose. Ma tu sei impazzito, sei. Poi, cos'è questa roba ancora? Funghi misti con porcini, addirittura. Poi, vediamo. Aspetta, mettiamo. Ok, mettiamo lì. Anche questa roba qua. Anche questo. Anche questo. Cosa? Cosa manda? Ma è bellissimo! Ma guardate! Ma quante modellazioni mi ha mandato? Ma sono bellissime! Guardate che belle! Guardate che belle che sono! Guarda! Addirittura con una statua! Sempre benvenuti a Serra San Bruno, sempre con la modellazione che abbiamo messo a posto, uno. 2, questo, ok, e poi 3, anche questo, che è bellissimo. Cavolo, eccezionale, bello. Cappero. Quindi 1, 2, 3, 4 modellazioni mi ha mandato, più fileia ai funghi porcini, pasta buonissima da mangiare con i funghi porcini, anche questo. Ma quanta roba mi ha mandato, Fiorindo? Ma sei impazzito, sei. Anche cosa? Patè del contadino, e poi ancora. Ma è matto? No, aspetta, questo. E poi mi ha mandato anche. Cos'è? Piccantino pergolosi, addirittura. Ma guardate quanta roba mi ha mandato, perché l'ho aiutato a fare una modellazione. È bellissimo, cavolo.
Bello, bello, lo metto lì sopra il mio tavolino dove lavoro. Te lo faccio di nuovo rivedere, uno, questo, due, tre e quattro, che spavento, un cagnolino, ciao, ciao. Mi sono spaventato, cosa, chi è questo qui? Ok, anche questo. Ok, poi abbiamo un amico qua che è venuto a trovarci inaspettato. E cosa devo dire? Fiorindo, grazie, non aspettavo questo, vi ringrazio. E comunque sotto il link in descrizione vi lascio anche il link per chi vuole iscriversi al mio corso online di Rhino Base, in caso vi può interessare. Ringrazio ancora e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ciao Daniele Orvati.